Ciao a tutti, siamo qui a Dublino all'Italian School of Cooking, che è membro fondatore della FIBI, Federation of Italian Business in Ireland. Oggi è una giornata importante, il 30 maggio, e siamo qui a Dublino per un altro dei famosi B2B della FIBI, Business to Business, in quanto le aziende italiane agroalimentari incontrano i buyer e i compratori, importatori anche di vino, dei prodotti agroalimentari italiani. Con noi oggi qui c'è Robert Cornan, un caro amico. Lui è un personaggio famoso in Irlanda perché è esperto in management della ristorazione. In pratica è un consulente ed aiuta ad aprire, gestire e anche rivendere i ristoranti in Irlanda. Con noi c'è anche un'altra amica, come sapete io sono di Benevento, anche lei è di Benevento, Maria Elena Napodano, esperta in comunicazione aziendale ed oggi è qui con noi per introdursi nel mondo FIBI. Quindi adesso Maria Elena chiederà a Robert qualche parolina per presentarsi e per spiegare la sua attività. I'm Robert, I'm Maria Elena, this is Francesca. We are in a FIBI location and we are going to ask you if you're pleased to introduce yourself to our people and friends. Okay, no problem. My name is Robert Colleran. I'm an estate agent for a Dublin company called Finnegan, finnegan.ie. What I do is I source coffee shops and restaurants in the Dublin market or in Leinster or Ireland. Mainly we're based in Leinster. I would have met up with Marco in relation to a restaurant requirement, and what I'm doing is I'm finding him a suitable restaurant in Dublin city centre. Ok, sì, mi occupo appunto di gestire, aprire e fare consulenza sulla gestione dei ristoranti nel circondario di Dublino. E, per la mia compagnia mi occupo appunto di trovare le location, di identificare un layout possibilmente confortevole per i ristoratori e aiuto anche a gestire l'attività, eventualmente a prepararla per delle cessioni. Ecco perché è un'attività importante, quella di Robert, ed ha un ruolo fondamentale perché ricordiamo che in Irlanda ci sono molti ristoranti, una buona percentuale gestita anche da italiani. Chiediamo anche a Robert come ha conosciuto la FIBI. How did you meet FIBI? I suppose it was through LinkedIn. It was through social media and LinkedIn. And Marco emailed me via LinkedIn and said we'd meet up for a chat, a cup of coffee, and just a general chat about the restaurant market. And then he said, well, actually, this is what we're involved in. I just at the start, I mainly thought it was the Pinocchio restaurant, and then Marco introduced me to Flavor of Italy. I came out with my wife, we did a cookery course, and you know, I'm a big fan. Yeah, it's great. Per sottolineare l'importanza dei social media, loro si sono conosciuti però attraverso LinkedIn con Marco, e che poi tu dirai. Sì, è il presidente della FIBI. E si sono chiaramente piaciuti a vicenda perché la sua attività è quella appunto, cosa che ho saltato di dire prima, anche la gestione dei coffee shop. E gli è stato proprio chiesto perché non ti viene a prendere una tazza di caffè, come si fa in Italia, anche con le famiglie, esattamente in stile italiano, e hanno cominciato a collaborare e partecipare. Perfetto, meraviglioso, in pieno stile FIBI direi. E a proposito, ultima domanda a Robert, poi lo lasciamo ai suoi impegni notevoli. È interessante sapere il suo punto di vista sui prodotti agroalimentari italiani all'interno del sistema della ristorazione irlandese. Quindi quali sono i prodotti italiani che i clienti irlandesi richiedono di più? Have you got a certain perception of Italian product best preference by Irish people? I personally would like the olive oil or the wines. I'm getting better. I'm learning more. Today was great. Or some of the cheeses were fabulous. Nice pastas. Are you discovering some new products you're going to introduce to your customers? Certainly some of the different pasta types and the olive oil, the top quality olive oil, you won't get it anywhere else. You don't get it in the supermarkets. Do you think you are going to discover this product that? Yeah, I promote it to different. You see, I'd act for 20 or 30 different restaurant operators, but I'll be saying to them, you should try this because this is the best olive oil. Incredibilmente che sta cominciando finalmente a piacere il nostro olio d'oliva, ovviamente la pasta, okay. E che lui si impegna e si impegnerà certamente.